Sicuramente il risultato della coalizione PD, del candidato Dario Nardella, ormai sindaco, è ovviamente l'esito di un traino delle elezioni europee, di una mobilitazione dovuta principalmente all'antipopulismo, al pericolo Grillo. Però da Firenze emerge un altro dato molto importante oltre alla vittoria di Nardella, che è quello di una sinistra che sappia parlare ad ampi spettri, ad ampio raggio sulla città di Firenze e che raccoglie una percentuale che ora ovviamente ancora siamo a metà dello scrutinio, ma insomma si attesta intorno all'8%, quasi pochi voti sotto la candidata dei Grillini, insomma del Movimento 5 Stelle. E quindi da questo punto di vista crediamo ci sia la necessità di rilanciare e la voglia anche da parte nostra di fare bene, di rilanciare una coalizione di sinistra, un progetto politico di sinistra che a Firenze è una volta ancora di più necessario, anche visto l'esito elettorale. I numeri sono in linea con quelli raccolti 5 anni fa da Spini, che a sua volta era la guida di una coalizione di sinistra. Sì, c'è una sorta di passaggio di testimone, c'è un mantenimento di questa sinistra in città. Ma Spini è in maggioranza con Nardella, ora non so se verrà eletto altro. Se in continuità, io vorrei ricordare, la nostra coalizione era sostenuta da Ornella De Zordo, da tutto da ampi settori, penso a Tommaso Montanari, penso ad ampi persone che si sono impegnate sul nostro progetto politico per Firenze, ma anche sulla lista Tsipras. Quindi se continuità c'è, è più verso il progetto politico nazionale della lista Tsipras, e a cui ovviamente va il doppio ringraziamento, insomma, di bell'esito di ieri e di aver insomma trainato, ma anche di aver trainato noi loro sul risultato su Firenze. Vorrei ricordare, per entrambi è il miglior risultato della sinistra in Italia.